l'acqua. Eccoci a noi. Ti dava fastidio il suono di prima? Dici un po', ti dava fastidio il suono di prima? Sì, Sara. Sì. Ma ho capito, però mi devi... Allora, andiamo per gradi. Parla tu, eh. Voglio un nome. Direi un po' tempo. No, non scusami, voglio un nome. Sei su qualche letto? Forse. Devo venire a cercarti? Figa. Sai che non mi chiamano gli occhi? Va bene. Allora, se io vengo a cercarti, tu mi fai accendere le luci dello strumento che ho in mano? Però... devi dirmelo bene. Però rispondi. Si è acceso quello di Sara. Sono visto male. Ho visto. Mi fai riaccendere lo strumento che ho in mano, per favore, se me l'hai fatto accendere? Ascolta, ma ci puoi almeno dire... Devo venire da sola? In che stanza sei? Cosa c'è attorno? Cosa c'è in quella stanza? Sì. Cosa c'è? Cosa c'è in quella stanza? Come faccio a trovarti? Dammi un indizio di cosa c'è in quella stanza. È su questo piano la stanza? Il Vangelo. Arrivo. No. Sara, aspetta. No, no, Ste, falla andare da sola. Ok, no. Io filmo Sara. Ma senza neanche fargli nessuna domanda. Spiglia questa. K2, mettitelo in tasca, che tanto non te lo fa accendere. E tieniti questa.
ecco. È malato, vedi? Figo, anche la pila, preoccupa. No. Grazie. Andiamo. Allora. Era giù. Andiamo giù. Sto arrivando, eh? Dove mi hai detto libro? Va bene? Andiamo a portare. Sto arrivando, sto scendendo le scale. Mi fermo qui? Dove devo venire? Mi devo fermare qui? È questa stanza? È giusta? Cioè, ragazzi, è impressionante, cioè, sentite quante voci? Okay. Vengo? Allora. Un attimino che tiro fuori anche il K2. Allora, appoggio K2 qua sopra. Se volete potete avvicinarvi. Sono nel posto giusto? Ok, puoi farmi accendere le luci dello strumento che ho in mano, per favore? Scusami, che ho in mano, che ho appoggiato? Allora, mi avete fatto scendere. Un attimo, perché ragazzi, qua non vedo niente perché c'è buio, non riesco a riprendere. Accendo una torcia, accendo una pila un attimo, perché sennò non si vede niente. Ok. Ma stiamo giocando per caso? Allora, mi avete fatto scendere. Per quale motivo da sola? Cosa volete dirmi? Io sono scesa, sono da sola, sono qua. C'è anche una pila e puoi prendere energia da lì. Fammi accendere le luci dello strumento che c'è appoggiato lì. Non capisco, cosa vuoi dirmi? Allora, siete un po' in troppi a parlare, qua. Uno alla volta. Voglio un nome, sono scesa, adesso mi dite un nome, per favore. Come ti chiami? Come ti chiami? No, boh, non esiste. Avrai un nome. Sì, ce l'hai, ok. Me lo puoi dire, per favore? Io ti ho detto il mio. Daniele? Ma posso far scendere anche i ragazzi? Allora,
Io però voglio che mi fai accendere le luci di questo strumento. Provo a spostarmi, a muovermi. Sto qua? Avvicinati. Cosa devo fare adesso che sono scesa? Cosa devo fare? Erika, puoi scendere un attimo? Mi si è bloccato il telefono. Torna su, ho capito, torna su. Adesso la mando su, Erika. Un attimo, ho bisogno per forza di Erika. Torna su, Teddy. Mi serve lo sblocco. Parlano un sacco con me. Vedi se fatica a capire. Però. Solo io e te? Allora, adesso c'è anche Erika con me. Va bene? Vedo. Può stare qua con me, Erika? Allora, mi hai fatto fermare qua perché appena stavo entrando mi hai detto ferma. Sono nel posto giusto, sì, ma cosa devi dirmi? Sembra che abbia detto apri, io stavo pensando di aprire l'armadio. Devo aprire l'armadio? Sì. Beh. Quando sono da sola. Sì, sì, ma... Uffa, non scherzi. Ok. Adesso che ti ho aperto l'armadio, cosa devo fare? Mi sposto, lascio lì il K2. Dimmi se siamo nel posto giusto. Vado avanti? Qua ci sono dei letti. Conosci chi dormiva qua? Perché non risponde più in fondo, non capisco. Noi siamo lì.
Dov'è che siete? Non so come chiamare in modo su. Su. Sopra i letti, su sui letti? Cos'è che ti fa male? Posso aiutarti? Cos'è che ti fa male?